Utlow Web Radio. E buongiorno anche questa mattina, 31 agosto 2016, sempre in diretta, Utlow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Chi vi saluta da Roma è Andrea Pontecorvo. Mercoledì 31 agosto, dicevamo, 7:15 e 15 secondi, sempre puntualissimi per dare il via a questa giornata, accompagnarvi piano piano verso la fine delle nostre meritate vacanze. Domani, 1 settembre, si riprendono i termini processuali e quant'altro, e vediamo quindi di affrontarli con la dovuta formazione e informazione, cosa che andremo a fare da qui a brevissimo con la nostra Clara Mazzarella, collegata in diretta sempre da Roma via Skype. Ciao Clara! Clara? E Clara è caduta e dopo vedremo se riusciamo a recuperarla. Buongiorno, allora, dicevamo a tutti quanti, e giusto il tempo di un brevissimo jingle e torniamo in diretta. Utlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioutlow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Utlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Eccoci qua allora con oggi anche tantissime novità, tantissime interviste, pillole e soprattutto lo spazio che ci interessa tantissimo sulle indicazioni anche di attualità, generaliste e non solo, ovviamente puntate poi specificamente su quelli che sono i temi a noi cari. Ma abbiamo preso l'abitudine in questo periodo di salutare anche dei carissimi amici in giro per l'Italia, e quest'oggi salutiamo proprio la collega Manuela Leuzzi. Manuela, buongiorno! Oh Andrea, buongiorno! Ciao a tutti gli ascoltatori! Come stai Manu? Come stai? Sto bene, ancora in fase di ripresa dopo le vacanze, sono felice di essere di nuovo, abbiamo ripreso con la puntata di Svegliati a Buonasera. Già, siamo attivissimi e te sei una delle più attive. Senti, ma adesso... Io insieme anche agli altri, tutto il comitato di redazione. Grandioso comitato di redazione che sempre supporta e sempre dà idee per questa radio. Senti, ma dimmi una cosa, adesso ti faccio una domanda a bruciapelo. Fra un codice di procedura civile, un codice civile, un codice di procedura penale o un codice penale, quale mi tireresti adesso alle 7:18 che t'ho tirata giù dal letto per salutarti in diretta? Dai, sii sincera. Ma tu sai la mia passione per il diritto penale, quindi... quindi mi tireresti quello sostanziale o processuale? No, sostanziale. Perfetto, va bene, mi scanso. A quest'ora proprio si concilia bene. mi scanso. Senti, ma dove ti troviamo in questo momento? Sei ancora... Allora, in questo momento sono ancora in vacanza, sono fuori dalla Europea, come sai, ma sono insomma a giorni dovrò rientrare, ma con la radio precisiamo, noi abbiamo già ripreso da tempo con un nuovo format quest'anno di appunto avvocatura, abbiamo ripreso anche con le pillole. La tua è andata già in onda e più andrà in onda nelle prossime ore. Sì, infatti anche delle pillole che, come sai, insomma, come gli ascoltatori sanno, perché seguono molto anche il mio gruppo Facebook, sono estrapolate la maggior parte da lì, da Avvocati Diritto, che comunque consiglio di continuare a seguire iscrivendovi se ancora gli ascoltatori insomma non l'hanno fatto, perché è un sito di aggiornamento costante giurisprudenziale. Bravissimo. Quindi un sito importante anche per la nostra professione. Senti, ma dimmi una cosa invece, andando sulle vicende più leggere, quando lasci la stupenda, bellissima Tropea? Guarda, a breve. Ancora non ho scelto la data, Andrea. Perché io ti voglio... l'ultimo bagno, visto che mi sono svegliata alle 7, quindi scenderò a mare presto, l'ultimo bagno e poi insomma, Manuela, comincia, tutta la nostra benevola invidia, sappilo, eh?
No, ora non ti voglio fare il cadere. Caldo di Roma, ovviamente. Sì, vabbè, ma io non lo sento perché la mattina all'alba quando si esce, anzi, è abbastanza freschetto. Senti, non ti vorrei fare quindi tornare nello stress da rientro, però quando iniziano le tue udienze? Quando inizia? Beh, ci tocca a tutti. Ma già, insomma, intorno al 6 cominciamo con le udienze, manca poco, addio vacanze. Oh, allora, mi raccomando, tienici aggiornati anche con le tue pagine Facebook che hai appena ricordato e con le tue pillole, perché qui dobbiamo riprendere al 100% subito. Mi raccomando, ai colleghi, continuate a seguirci, continuate a seguire Svegliate Avvocatura, che è un nuovo format, ci saranno delle novità importanti, quindi seguiteci come già comunque state facendo. Grazie infinite. Siamo contenti anche del risultato ottenuto al momento, quindi dai, veramente contenti. Dai che si crescerà, anche perché adesso coinvolgo tutti quanti, tu lo sai. Sì, la mattina sarò il vostro stalker. Ci tocca. No? chiudete i cellulari, spegneteli, fate qualche cosa. Dammi un piacere venire in diretta. Manu, ti aspettiamo per la conduzione seria e ordinata e va per intanto goditi questa giornata. Ogni tanto posta anche qualche foto carina. Qualche foto di quegli splendidi sarà posti. Fatto. Di quegli splendidi posti. E salutaci tutti i colleghi che incontrerai che ancora si godono le loro meritate vacanze. Un abbraccio, Manu. Un abbraccio anche a te, buona continuazione di programma a tutti i colleghi, un abbraccio a tutti. Grazie, ciao Manu. Bene, allora proseguiamo, abbiamo così iniziato questa nostra puntata, giusto il tempo di un jingle e andiamo nella prima parte di Svegliati Avvocatura, che è quella che riguarda l'attualità trattata da professionisti, con il dottor Simone Santucci, che lo ricordiamo, l'abbiamo già presentato l'altra volta, è dell'ufficio stampa Camere Penali. Giusto il tempo di contattarlo e un brevissimo jingle e ritorniamo. Uslo Web Radio 331 3097 852, www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android tutti i giorni. Eccoci qua di nuovo, Svegliati Avvocatura, e questa volta siamo con l'ufficio stampa delle Camere Penali, il dottor Simone Santucci. Simone, grazie per essere presente con noi anche quest'oggi. Grazie a te Andrea, buongiorno a tutti. Allora, qui ci sono parecchie novità e come sempre Simone, vista la tua altissima professionalità, la tua figura di giornalista e anche collega, lo abbiamo ricordato l'altra volta, io ti chiederei di partire dalle indicazioni di ordine generale. Che cosa è successo nel mondo e in Italia nelle ultime ore? Sì, continua ovviamente la cronaca del terremoto. Adesso insomma, si comincia come era già successo per L'Aquila, come già era successo per Modena, come già era successo per l'Irpinia. Dopo qualche giorno iniziano ad emergere notizie su appalti truccati, su fondi stanziati ma non utilizzati o utilizzati male. Ovviamente insomma questa è il tema sulla stampa, ma stavolta possiamo dire che anche nelle prime pagine arriva la giustizia. Sempre. Perché con quanto deciso ieri dal Consiglio dei Ministri, ovviamente anche la giustizia, che di solito, come dicevamo, è un po' di nicchia, stavolta invece arriva nelle prime pagine e diventa una delle notizie principali anche ieri nei TG della sera e nei giornali di stamattina. Ecco, allora analizziamolo un attimino, soprattutto così come sono stati presentati nei vari giornali di questa mattina. Che cosa è successo ieri? C'è stato questo annuncio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Sì, il Consiglio dei Ministri, che è atteso da tempo sulla discussione del decreto dell'efficientamento degli uffici giudiziari, un decreto che tocca vari punti, diciamo. In particolare, come saprai, già ieri
insomma, alcuni giornali riportavano riguarda un po' il riordino o l'efficientamento degli uffici apicali. Sì. Si parla ovviamente della Cassazione, soprattutto del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato. Come nota il Corriere della Sera, però, si tratta diciamo di misure per una trentina di persone al massimo. Addirittura. E quindi diciamo non. Scusami, non perché, è... perché per una trentina di persone al massimo parliamo dei magistrati di Cassazione, quelli destinati al massimario e quant'altro? Esatto, Andrea, perché si parla, questo decreto riguarda i vertici delle magistrature, e quindi diciamo da quella amministrativa, il Consiglio di Stato, la Corte, quella contabile, la Corte dei Conti e della Cassazione. Come riportano altri giornali, oltre al Corriere, Repubblica, il Sole 24 Ore, insomma, ovviamente alcuni cronisti fanno notare che può essere un decreto fatto su misura per prorogare per esempio il mandato fino al 31 dicembre 2017 del primo presidente Canzio, e quindi diciamo più che altro riguarda la Cassazione. Sempre il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore poi riportano un po' alcuni commenti da parte sia del ministro Orlando che o meglio delle veline. Questo si riporta nei giornali, insomma lui non era all'inizio favorevole, perché bisogna fare un passo indietro, insomma, che cosa era successo? La riforma Madia sulla pubblica amministrazione prevede la anticipazione dell'età pensionabile dei magistrati a 70 anni, da 75 del, diciamo, durante il governo Berlusconi si era passati a 72, quella era l'idea anche del ministro della giustizia Orlando, secondo i giornali. E invece il decreto, la riforma Madia ha portato l'età pensionabile a 70 anni, e questo ha creato, diciamo, senza una gradualità un buco. Certo. E infatti il governo, per il terzo anno consecutivo, 2014, 2015, 2016, ha provveduto ad un aumento graduale, e quindi certo, potrà il presidente Canzio, come altri magistrati, andare in pensione più tardi. Senti, per non creare un vuoto. Certo. Tra le altre cose si parla anche di questo, sempre nell'ottica dell'efficientamento della giustizia e dello smaltimento dell'arretrato, di questi magistrati che saranno assegnati, anche se non sappiamo se costituiranno nuove sezioni, se ci sarà una nuova procedura, tra virgolette, sì, ovviamente, per il pendente. Non se ne parla, in realtà. Infatti. Quello a cui accenni tu, insomma, è il punto in cui si prevede che i magistrati che sono addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, che poi sono magistrati con funzioni di merito, possano poi essere anche impiegati in modalità eccezionali per comporre questi gli uffici giudicanti. Però questo e quindi, è una cosa. L'ottica del governo sarebbe quello per un rapido smaltimento dell'arretrato, ma vedremo, insomma, perché poi vedremo quali sono le modalità. Non viene spiegata. Certo. Comunque diamo per certo che sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicata ieri pomeriggio tardi, ancora non c'era traccia di questo provvedimento. No, in realtà non c'è neanche il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri. Sicuramente nei giornali domani i temi saranno più approfonditi, perché poi questa è una decisione che è arrivata un po' tardi già per i giornali. Benissimo. E quindi è normale. Però oggi si guarda un panorama. Certo. Senti, invece sorvoliamo, perché poi intanto faremo degli approfondimenti le varie novità che riguardano invece il processo amministrativo telematico, novità ampiamente preannunciate. Necessarie sono state sostanzialmente quelle che non hanno
fra le altre cause, che non hanno consentito l'avvio al 1 luglio e quindi il rinvio. Ci sono delle novità anche sul penale, un'estensione del diritto di difesa, vedremo tutto quanto. E invece, andando proprio nelle notizie che interessano ancora di più l'Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane, hai qualche indicazione da segnalarci quest'oggi? Ma vediamo se ci saranno delle novità in base a quanto deciso dal governo, se l'Unione riterrà di parlare. Questo ti invito magari più tardi, magari certo. Al presidente Migliucci o al segretario Petrelli sicuramente potranno certo. Dare qualche indicazione più precisa, sicuramente, insomma. Perfetto, quindi rimane, sì, come accennavi tu, in realtà i giornali ne riportano qualche stralcio su queste decisioni sul penale, il recepimento della normativa comunitaria, ma in realtà è un po' così. In Italia già qualche problema sì ce l'abbiamo, però è una normativa minore che quindi è un po' residuale rispetto alla prospettiva di tutto questo decreto. Certo. Sicuramente. Comunque, poi avrà modo l'Unione delle Camere Penali di parlare e soprattutto, più approfonditamente di questo tema. E soprattutto parlare non appena avremo il testo del provvedimento, perché qui stiamo ancora alle anticipazioni. È ancora di stampa. Agosto. Appunto, è ancora agosto, anche se è l'ultimo giorno. Comunque, Simone, dovremo stare attenti, e questa davvero è l'ultima battuta, alla legge di conversione, perché ci hanno abituato in questo periodo, nelle scorse settimane, a delle leggi di conversione molto più ampie rispetto a quello che in realtà dovevano convertire. Quindi teniamo gli occhi aperti. Sì, questo è un problema che non riguarda poi solo questo che accenni tu, è diciamo un problema tutto italiano sulle leggi di conversione, ma non solo quelle che riguardano la giustizia. Appunto, ma torneremo allora su questo punto. Intanto noi ringraziamo il nostro mitico Simone dell'ufficio stampa delle Camere Penali, grazie anche per l'orario che veramente è inusuale, però è quello che ci consente a noi avvocati di apprendere le notizie in diretta da colleghi a colleghi, per poi effettivamente affrontare come si conviene la giornata. E Simone, io a te e da parte mia e di tutto il comitato di redazione ti auguro un'ottima giornata. Grazie, buona giornata. E alle prossime. Ciao. Alle prossime. Ciao. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. E allora, vediamo dopo questo collegamento con l'ufficio stampa delle Camere Penali, in particolar modo col dottor Simone Santucci, vediamo se abbiamo recuperato Clara Mazzarella, che è in collegamento sempre da Roma. Buongiorno Andrea. Skype. Ci sei? Sì, questa volta sì. Oh, brava, abbiamo buongiorno sistemato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e i colleghi. Bravissima, come stai Clara, pure te oggi? Non c'è male, qui a Roma si sta bene perché sembra che il bel tempo continui e quindi noi facciamo finta che sia estate, non solo da un punto di vista climatico ma anche di vacanze che non abbiamo, vero Andrea? Brava, quindi niente stress da rientro per te, vero, a parte le cuffiette? Assolutamente cuffiette. Sì, però non ci dobbiamo lamentare, anzi non ci lamentiamo. Brava, non ci lamentiamo. Anche perché, sempre nella parte di attualità, e prima di passare ad una interessante intervista con il segretario nazionale dell'ANF, Luigi Panzini, il collega Gigi, e adesso, cara Clara, io manderei una brevissima registrazione che ci consente di tenere i riflettori accesi proprio su quello che è accaduto di tragico pochi giorni L'emergenza fa. L'emergenza di questi giorni, sì. Di sempre. Esattamente. E abbiamo la possibilità, abbiamo avuto la possibilità di raggiungere telefonicamente, quindi mi scuso già con i colleghi all'ascolto per la qualità della registrazione stessa, ma è stata una connessione abbastanza complessa perché il collega Giulio Nevi del Foro di Latina
componente del consiglio di amministrazione della cassa, si è rivelato prezioso di informazioni e cortesissimo nella sua disponibilità. L'unica cosa è che per l'appunto lo abbiamo dovuto registrare non dalla piattaforma ma dal cellulare. Quindi Clara, se tu mi dai l'autorizzazione, certamente io questo... Ricordiamo anche che il collega Giulio Nevi, oltre a essere componente CDA della Cassa Forense, esatto, come bene ricordato, è anche delegato per i colleghi del Remotati. Esatto, quindi potrebbe dirci subito un po' quello che sta succedendo. Andiamo subito a sentirlo. Siamo in linea con lo stimato collega e amico l'avvocato Giulio Nevi, che è componente del consiglio di amministrazione della Cassa Forense, delegato del distretto della Corte d'Appello di Roma, e si occupa specificamente, per quanto riguarda la vicenda di assistenza ai colleghi che hanno vissuto questa tragica vicenda del sisma nella zona di Rieti, ebbene si occupa proprio di questo insieme alla Cassa. Giulio, grazie per essere con noi presente su YouSlow Web Radio. Grazie a te Andrea e buongiorno a tutti. Prendiamo dalle tue labbra, perché sappiamo che la Cassa si sta dando un grandissimo da fare per i colleghi che abbiamo testé menzionato, e quindi proprio con il fine di tenere accesissimi i riflettori su questa tragica vicenda, ti chiediamo quali passi già sono stati compiuti e quali saranno da compiere. Ma i fatti sono gravissimi e di interesse e attenzione nazionale. È evidente che la Cassa deve muoversi con particolare riguardo e attenzione ai propri iscritti, quindi alla categoria, ai colleghi. Nel caso specifico, tramite l'aiuto del Presidente del Consiglio di Rieti, sono già state fatte delle verifiche circa le emergenze specifiche di avvocati, ma anche di iscritti. Ricordo che anche i praticanti avvocati iscritti volontariamente alla Cassa hanno diritto a tutte le provvidenze e tutte le assistenze del caso. Il Presidente mi risulta che abbia già fornito un elenco nominativo. Ripeto, per fortuna non ci sono eventi luttuosi e circostanze gravissime per quanto riguarda i colleghi soprattutto di Amatrice, però in ogni caso i danni sono stati così ampi che tutti hanno avuto e hanno riportato delle problematiche non soltanto economiche, purtroppo. Ecco, come ci risulta dall'ordine di Rieti, i colleghi sono stati individuati. È evidente che ci sarà bisogno di un primissimo intervento. Il nostro regolamento dell'assistenza ha un istituto di carattere generale, una sorta di pronto soccorso proprio per questi eventi particolari, e poi c'è un istituto ancora più mirato, quello per le calamità naturali, che purtroppo abbiamo attivato in occasione dell'Aquila, ricordo Vicenza, i casi dell'Emilia, e quindi quando purtroppo la natura si rivela così ostica e cattiva, e in quel caso, salvo una procedura però che deve essere attivata perché va riconosciuto lo stato di calamità naturale da parte dello Stato, a cascata c'è tutta una serie di interventi, da quelli automatici come la sospensione degli adempimenti sia economici, pagamento dei contributi che dichiarativi, sia specifici per quelle che poi saranno le fasi eventualmente della ricostruzione, del consolidamento, cioè certo, quelli che sono i danni materiali apportati. Quelli che sono i danni immateriali, perché pensiamo alla gravità di un'attività come quella portata avanti in una piccola comunità come quella di Amatrice, di Accumoli, dove è chiaro che con poche migliaia di persone la clientela è fidelizzata ma è molto concentrata, certo, e quindi lo sblocco di quelli che possono essere le provvidenze economiche, le risorse finanziarie di una famiglia come quella che ci risulta costituita da due avvocati di Amatrice, quindi in particolare è una famiglia che verrebbe completamente bloccata nel reddito per molti mesi, speriamo non anni, no? Come certo, certo, a cascata economico. E lì la Cassa deve intervenire immediatamente, già a settembre sicuramente faremo un primo intervento. E Giulio, perdonami, perché sappiamo che ti stai proprio recando comunque in zona e sei oberato da questo tuo compito che hai immediatamente iniziato. Ricordiamo ai colleghi cosa possono fare per contattare, ai colleghi interessati, per contattare ovviamente la Cassa, oltre ai canali del sito internet e del call center? Io sono personalmente a disposizione, tutti i colleghi che avessero o una residenza o uno studio, anche non primo studio, comunque uno studio attivo, naturalmente deve essere uno studio attivato
alla data dell'evento, perché certo, sono stati casi rarissimi, però c'è stato qualche caso un po' perplesso su quelle che possono essere poi le dinamiche degli aventi diritto. Ecco, tutti i soggetti comunque interessati, una volta emesso il decreto di calamità naturale, che quindi rientrano nei comuni assoggettati a questa triste vicenda, possono, salvo l'invio diretto della modulistica al sito internet di Cassaforte, prendere contatto direttamente con me, che sarò a disposizione per fornire tutti i chiarimenti e le indicazioni per un corretto inoltro delle eventuali domande. Mi consentirai di ricordare anche il collega Carlo Maria Bigni, che dal lato di Ascoli Piceno si sta prodigando al tuo pari per quelle che sono le problematiche da quell'altro versante. E noi non possiamo... L'ottimo Carlo naturalmente segue gli amici e colleghi a cui siamo molto vicini ugualmente, certo. delle Marche, che hanno subito danni pesantissimi anche loro. Noi non possiamo che ringraziare il collega e amico Giulio Nevi, componente del CDA della Cassa Forense e del Foro di Latina, che davvero sta dando il massimo con tutti i colleghi delegati della Cassa per questo tragico evento. Torneremo con te per tenere sempre aperti i riflettori su questa vicenda. Giulio, grazie infinite e buon lavoro. Grazie a te. Svegliati, Avvocatura. Ci sono, ebbene ringraziamo il collega Giulio Nevi per questa importante testimonianza su questi temi che sono a noi cari e che continueremo naturalmente a seguire, saranno al centro della nostra attenzione. Lo ricordiamo, occorresse che il network tutto della redazione di Uslo Web Radio è a disposizione non soltanto dei colleghi che sono stati coinvolti in questo terribile terremoto, ma di tutta la popolazione. Restiamo ora sulla notizia e in una chiacchierata che è stata condotta con la nostra collega della redazione Milena Miranda, con il collega Luigi Pansini, direttamente dal Foro di Latina, nella sua qualità di segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense, rimaniamo su temi attuali al centro della nostra attenzione, vero Andrea? Assolutamente, confermo, anche se dobbiamo dichiarare ormai chiusa la prima parte, che era quella dell'attualità più cocente e dei nostri collegamenti telefonici in diretta. Quindi a questo punto, sempre per dare contezza ai colleghi che ci ascoltano della nuova struttura, del nuovo format di Svegliati Avvocatura, andiamo proprio a sentire il segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense, Luigi Pansini, così come è stato già indicato dalla nostra Clara. Andiamo a ascoltarlo. Siamo col segretario nazionale dell'Associazione Nazionale Forense, l'avvocato Gigi Pansini. Buongiorno Gigi, abbiamo letto nei giorni scorsi un articolo sul Sole 24 Ore, riportato peraltro anche dalla rivista di ANF, dove si parla di questo nuovo piano anticorruzione. In che maniera interessa gli ordini forensi? Ma stando a quello che, innanzitutto buongiorno a tutti, stando a quello che abbiamo letto sui giornali, l'attività che gli ordini dovrebbero porre in essere al momento guarderanno la formazione professionale, i pareri di congruità e poi l'indicazione di professionisti per l'affidamento di alcuni incarichi. Sì, questi sono i tre punti fondamentali. Sì. Al momento questo è quello che sarebbero chiamati a fare in forza, insomma, del provvedimento di attuazione dell'ANAC, e vediamo un po', soprattutto questo provvedimento segue, se vogliamo, se non ricordo male, il primo dopo la sentenza del TAR. Sì, c'è stata una sentenza del TAR Lazio, il contenzioso che... In questa sentenza praticamente si diceva che in realtà non si potevano controllare
i redditi, diciamo, i redditi professionali dei consiglieri, quindi non rientrava nell'organo di controllo. Riguardo alla formazione professionale continua, si parla in questo provvedimento di un controllo sugli enti che erogano formazione. Per la tua esperienza di avvocato e di segretario nazionale di una delle associazioni forensi più grandi presenti su tutto il territorio italiano, come ritieni che possa essere possibile? Cioè, come si può fare formazione, visto che da una lettura approssimativa si legge che si parla di un controllo a campione. Non sarebbe meglio stabilire delle regole fisse? Ma sicuramente le regole ci sono comunque, nel senso che la formazione, considerato anche il provvedimento sui contabili portoghesi che si è posto a livello europeo, il problema della formazione, questa può essere fatta anche da soggetti terzi. In realtà credo che forse un primo momento, diciamo, di controllo potrebbe venir esercitato al momento, insomma, dell'accreditamento Certo, di questi di enti. questi enti o comunque degli eventi soprattutto, e poi un secondo controllo a campione sui singoli, come dire, colleghi che dovranno dimostrare di aver, diciamo, Effettivamente adempiuto all'obbligo di conseguito una aggiornamento e formazione, formazione, certo. ma poi soprattutto credo che il problema riguarda poi tutti i soggetti che organizzano, sia quelli istituzionali che terzi, che poi dovrebbero creare modelli che consentano poi un'effettiva registrazione dei presenti dall'inizio alla fine, insomma. Sì, perché poi quella è una cosa che noi conosciamo abbastanza bene, come avvocati, purtroppo vengono organizzati questi eventi, a volte anche molto interessanti, e i colleghi si registrano passando, per esempio, a Napoli il badge, e si allontanano e poi ripassano il badge a fine evento. Certo, non dico legarli, a volte si tratta anche di eventi davvero interessantissimi, però perché? Perché c'è la formazione obbligatoria. Cosa si potrebbe fare secondo te, così a naso, perché poi uno in realtà una soluzione in tasca magari non ce l'ha. Sul piano della formazione, due valutazioni. La prima di carattere prettamente ordinamentale, nel senso che la legge professionale e il regolamento di attuazione dovevano assicurare il superamento dei crediti, perché si era dimostrato completamente fallimentare. E il superamento dei crediti non c'è stato, e le tue riflessioni comunque confermano che fallimentare lo era adesso, lo è oggi come lo era allora. Certo. E poi una seconda, diciamo, valutazione un po' più professionale, che credo che gli avvocati avvertano proprio per formazione, per conoscenza, per esercizio quotidiano, appunto della professione, avvertono il bisogno di una continua formazione, di un continuo aggiornamento che deve essere libero e che, a mio modestissimo avviso, prescinde da punti o Bravo, crediti. infatti, Insomma, anche perché poi noi trattati come siamo scolaretti, obbligati ad insomma, non è. aggiornarci, certo, Ma continuamente. guarda, non credo che vi sia un vero e proprio obbligo, ma quantomeno fa parte del bagaglio, e il bagaglio culturale di ogni singolo avvocato prescinde da obblighi più o meno imposti da terzi o dalle istituzioni, insomma. Poi ognuno Certo. Il si regola secondo come meglio punto, vuole. Gigi, perdonami, il secondo punto poi invece riguarda il rilascio di pareri di congruità su richiesta di pagamento. Questo è un altro punto critico. Noi lo sappiamo, a volte dobbiamo presentare delle parcelle perché i nostri clienti non hanno adempiuto a questi pagamenti e queste parcelle spesso ci vengono dimezzate o
addirittura ridotte ancora di più. Anche lì chi può controllare? Cioè questi famosi organi terzi, come fanno ad essere terzi? Se io presento una parcella ad un ufficio dove sono per lo più magistrati e ritengono che il mio lavoro abbia un valore sicuramente minore di quello che ritengo io, come si può fare, visto che noi non abbiamo, insomma, dei parametri, poi diciamo abbiamo solo dei parametri di massima? Come si può ovviare nel riconoscimento dei nostri La domanda è oneri? abbastanza aperta e non di facile soluzione, anche perché ci sono due aspetti. Uno riguarda il rilascio dei pareri di congruità, che sino ad oggi si continuano a fare secondo le regole in uso e secondo poi i parametri. E poi il secondo aspetto è quello legato alla determinazione del compenso, alla pattuizione, ma anche a regole specifiche legate alla determinazione, perché noi sappiamo che la pattuizione del compenso è libera, che c'è il DM 55-2014 che dovrebbe costituire un parametro per la liquidazione del compenso qualora manchi l'accordo tra il cliente e l'avvocato. Poi abbiamo un'altra disciplina che penso, insomma, mi riferisco a quella del gratuito patrocinio, che si contraddistingue per criteri, sottocriteri, che portano ad una riduzione a seconda dell'attività, a seconda della materia, dello scaglione, insomma, che generano parecchi, insomma, sono tutti criteri che poi generano parecchia insoddisfazione. Però il discorso del compenso è molto più ampio, è molto più complesso e non credo che si possa liquidare in un provvedimento dell'ANA con un provvedimento di congruità degli ordini, insomma. Sì, è un discorso che effettivamente abbraccia anche un discorso politico sicuramente più ampio, proprio perché c'è un mancato riconoscimento spesso proprio del lavoro del professionista, in particolare dell'avvocato. Insomma, questo credo che lo vivano ogni giorno i colleghi. Il terzo punto riguarda poi l'indicazione dei professionisti per l'affidamento di incarichi. Qui è un punto sicuramente delicato all'ordine del giorno per quello che riguarderà l'affidamento di incarichi, immagino anche nelle zone del terremoto, per quello che riguarda gli ordini sicuramente degli architetti, degli ingegneri, dei geologi, eccetera. Ma io ritengo che riguardi anche noi. Perché una serie di incarichi noi vediamo ruotare sempre più o meno attorno agli stessi studi legali. Tu come pensi che possa essere ovviata questa situazione? Allora, la domanda, insomma, è abbastanza complessa e forse necessita sia di un ragionamento articolato che di una risposta conseguentemente articolata. Ma io su questo vorrei partire da un semplice esempio, prendendo come spunto il Tribunale di Bari. Pensiamo ai professionisti delegati, che sono all'incirca tra commercialisti, avvocati, notai, forse più di 4.000 o 5.000. Le procedure all'anno sono, esecutive immobiliari sono 400. Come si può pensare che possa essere assicurata una regolare turnazione che soddisfi, se di soddisfazione si può parlare, tutti i professionisti delegati e quindi tutti gli avvocati? E poi penso anche alle specializzazioni. Ci si muove verso questa direzione, giustamente, e non è pensabile che ci siano 4.000 o 5.000 specializzati in procedure esecutive immobiliari, perché non credo che su un foro di 7.000, 8.000 avvocati tutti siano specializzati in un determinato settore, perché molti faranno lavoro, molti diritto fallimentare, molti famiglia. Quindi
ci vuole anche un senso di profonda responsabilità da parte di tutti i colleghi. E poi non una presa d'atto della realtà delle cose, in realtà. Sì, ma devo dire che siamo sempre portati un attimo a guardare quello che succede nell'altrui giardino, senza fare i conti con quello che succede nel nostro, senza pensare che, insomma, ci sono anche regole da rispettare per tutti. Che quindi non è che si può, sì, certo, la rotazione può essere sempre la stessa, sicuramente in alcuni casi lo è, ma ci sono tante variabili che dipendono dal foro, dalla poco fiduciario col magistrato. Vabbè, poi noi sappiamo perfettamente che al di là di quelle che saranno le direttive, insomma, questa è una comunicazione in realtà dell'ANAC del 3 agosto, dovranno intervenire sempre i regolamenti attuativi. Facciamo un piccolissimo passaggio sui regolamenti per le elezioni del Consiglio dell'Ordine, se ritieni. Sì, ma cosa dire? Ci siamo lasciati a luglio e ad agosto con alcuni articoli apparsi sulla stampa, con alcune mail circolate tra alcuni presidenti degli ordini circondariali, ma onestamente non mi sembra un bel vedere, né mi sembra che l'avvocatura abbia dato grande prova di sé. Alla vigilia sia di un congresso dove si parlerà di rappresentanza. E poi proprio alla vigilia, permettimi di ricordarlo, praticamente il giorno prima ci sarà l'udienza per il giudizio di ottemperanza proposto proprio da ANF nei confronti del ministro, sì, proprio per il regolamento elettorale. Sì, pare assurdo che, insomma, dopo quattro sentenze del TAR, una sentenza del Consiglio di Stato, non vi sia stato un seguito da parte del Ministero. Certo. Abbiamo un progetto di legge depositato a primavera inoltrata che riprende in toto quella che è stata la proposta del ministro, che formulò in occasione di un incontro convocato all'uopo tra tutte le componenti dell'avvocatura, rispetto alle quali l'avvocatura si manifestò in maniera unanime in senso positivo. Favorevole. E poi vediamo che invece questi... C'è una fortissima resistenza, insomma, il ministro non riesce a trovare o il veicolo legislativo ad imporre la soluzione, gli ordini fanno molta resistenza, ci sono queste sentenze che hanno affermato principi che erano chiari nell'enunciazione della norma primaria, eppure questo caos non lascia presagire niente di nuovo, anzi niente di buono. Niente di buono e niente di nuovo. Niente di nuovo e niente di buono in vista di Rimini, perché insomma è sempre rappresentanza presso gli ordini circondariali, rappresentanza presso un organismo che dovrebbe nascere ai sensi dell'articolo 39. E quindi c'è molta confusione, molta resistenza, molta ritrosia ad accettare principi democratici per i quali, insomma, gli avvocati dovrebbero essere i primi a far valere, per i quali combattere, insomma. Infatti, noi ti ringraziamo a nome di Uslo Web Radio, sicuramente ci risentiremo anche grazie a voi, anche in particolare su questo argomento. Grazie, arrivederci. Svegliati, avvocatura. E anche noi ringraziamo davvero Gigi Panzini per questa lunga chiacchierata da colleghi a colleghi che ha concesso alla nostra brava e bella e preziosa Milena Miranda, e torneremo ovviamente tanto con le associazioni maggiormente rappresentative quanto con le associazioni invece un po' più piccole, più territoriali, ma che comunque hanno ottime
idee, le leggiamo tutti i giorni sui social network, e quindi restate sintonizzati perché certamente ne sentirete delle belle. Posso preannunziare già che nella seconda parte di Svegliati Avvocatura di domani avremo anche il presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, Michele Vaira, che per l'appunto sarà presente con noi qui su YouSlow Web Radio. E così possiamo dichiarare ormai definitivamente chiusa la seconda parte di approfondimento a 360 gradi, visto che è la settimana di rodaggio, di partenza di YouSlow Web Radio, e possiamo entrare nella parte dedicata alle pillole, non prima ovviamente di un breve jingle, anche per ricordare i nostri contatti, fra i quali evidenzio l'email della radio, che è webradio@youslow.it. YouSlow Web Radio 331-3097-852, www.webradioyouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Al contrario degli altri giorni nei quali non avevamo avuto problemi con il collegamento da remoto, purtroppo abbiamo nuovamente perso la nostra Clara Mazzarella, che recupereremo. Nel frattempo iniziamo con le pillole create da tutto il comitato di redazione e non solo. Iniziamo proprio con il collega amico Giuseppe Vitrani del Foro di Torino, ricordo essere tra l'altro, tra il molto altro, componente del gruppo di lavoro della FIF, della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense, del Consiglio Nazionale Forense, che ci porta nuovamente sui temi tecnologici direttamente applicati alla nostra professione. Attenzione colleghi, perché comunque sono delle particolarità, ci sono tante novità che andremo a studiare da qui a breve, che comunque non possono essere tralasciate nella nostra professione, che sempre di più porta verso un aspetto digitale, un aspetto telematico. Andiamo a sentire Pino Vitrani. Care amiche e cari amici, riprendiamo il nostro appuntamento settimanale dall'argomento con il quale ci eravamo lasciati, ovvero l'obbligo di adeguamento delle pubbliche amministrazioni e dei consigli degli ordini alle disposizioni del DPCM 13 novembre 2014, recante, come noto, le regole tecniche per la formazione del documento informatico. Tale decreto è entrato pienamente in vigore il 12 di questo mese, ma pare ormai certo che l'approvazione del testo del nuovo codice dell'amministrazione digitale, già licenziato dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, porterà in dote la sospensione degli obblighi di adeguamento già entrati in vigore. Il legislatore ha infatti deciso di aggiornare non solo il CAD, ma anche le regole tecniche, e ha conseguentemente deciso di sospendere gli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni, in modo da non doverle sottoporre ad un doppio passaggio, con un primo adeguamento a regole tecniche che nel giro di pochi mesi verranno in parte soppiantate da nuove disposizioni. La scelta è certamente razionale e non può essere biasimata. Ciò detto, il rischio è ora che, come spesso avviene in Italia, la sospensione equivalga ad una totale dimenticanza della questione. Se ciò avverrà, una volta emanate le nuove regole tecniche, si riproporranno le solite corse frenetiche per l'adeguamento e le altrettanto solite lamentele per un sistema ancora troppo arretrato per poter essere digitalizzato. Da questi microfoni, allora, mi piace far partire un messaggio in controtendenza, con l'invito a non aver paura dell'innovazione e a sfruttare questa sospensione come opportunità per avviare comunque alcuni processi di informatizzazione, con il vantaggio oltretutto di non dover sottostare in fase di avvio agli obblighi burocratici previsti dalle regole tecniche. In effetti, l'adozione di sistemi che prevedono il ricorso alla firma digitale, magari in forma di firma massiva, nel processo di formazione dei documenti amministrativi dei consigli degli ordini, e che facciano ampio uso di procedure automatizzate per la richiesta ed emissione di documenti, e che consentano di effettuare pagamenti online, ad esempio per le quote o per la tassa di opinamento, non potranno certamente incontrare il divieto di future regole tecniche.
Al contrario, la loro adozione semplificherà l'organizzazione interna dei consigli, faciliterà l'accesso degli iscritti ai servizi, renderà le pubbliche amministrazioni pronte a recepire i dettami delle regole tecniche di futura emanazione. Svegliati, avvocatura. E davvero lo prendiamo come un auspicio che le pubbliche amministrazioni siano pronte per rendere tutti quei servizi informatici a livello digitale, telematico, che consentano innanzitutto ai professionisti di svolgere con più comodità la loro professione, ma anche ai cittadini di fruire di tutti i vari servizi anche dal proprio PC senza doversi fisicamente muovere da un ufficio a un altro. Vedremo se tutto questo si realizzerà e quando si realizzerà. Un po' sconfortati, ma tiriamo avanti e abbiamo ripreso anche Clara. Claretta? Eccomi qui, non ci sconfortiamo, anzi, proseguiamo sempre più decisi con la programmazione delle nostre rubriche. C'è un'altra riconferma, una colonna portante delle nostre rubriche, delle nostre pillole, che è Elia Barbujani della nostra redazione, che ci ha tenuto compagnia con le sue pillole di diritto amministrativo nella prima edizione e anche in questa. Oltre al molto altro, certo, perché ricordiamo che la nostra firma, tutto questo è molto altro. Ma attendetevelo in diretta, sappiate. Lo aspettiamo veramente molto e stiamo facendo di tutto per convincerlo. È che non si sveglia, è che tira tardi fino a notte inoltrata. È come me, è un notturno, non siamo come te che invece tu alle 4 di mattina hai già fatto mezzo. Siete tutti pipistrelli, vi vedete tutti di notte, ma come fate? È vero, non lo so, è qui l'età avanza. Andiamo con Elia. Sì, perché secondo me ci parla di molte novità che sono accadute quest'estate nel diritto amministrativo e con la PA, sentiamolo. Ben trovati a tutti gli ascoltatori di Uslow Web Radio. Siamo pronti per una nuova edizione di Amministrativo in 120 secondi, ma prima è necessario fare un rapido riassunto delle novità dell'estate della pubblica amministrazione. Estate che si è aperta con il rinvio ai noi dell'ultimo momento del PAT, il 30 giugno, ed è proseguita con altre novità in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione. Infatti il 12 agosto era la data prevista per l'introduzione dell'obbligo di formazione dei documenti e dei provvedimenti esclusivamente con modalità digitale, in virtù di quanto disposto dall'articolo 17,2 del DPCM 13 novembre 2014. Si tratta di una grande sfida per la pubblica amministrazione, che deve predisporre tutte le misure idonee a garantire la creazione e conservazione dei documenti in formato digitale, oltre a garantirne la sicurezza informatica. È chiaro che tutti gli oneri conseguenti a tale innovazione comportano un grande sforzo per la molteplicità di pubbliche amministrazioni coinvolte. Così l'addio alla carta nella PA è stato posticipato al 12 dicembre 2016. L'estate della informatizzazione della PA si è conclusa così con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo recante le norme di attuazione dell'articolo 1 della legge 124/2015 al fine di modificare il CAD, codice dell'amministrazione digitale. Al momento non è stato ancora pubblicato il testo del nuovo CAD sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre di particolare interesse sono i pareri resi dal Consiglio di Stato ad inizio agosto sulle linee guida del nuovo codice appalti concernenti il RUP e sullo schema di decreto legislativo in materia di individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA e silenzio assenso. Dopo questa breve carrellata dobbiamo dire che la riforma della pubblica amministrazione continua, quindi spedita nel realizzare la riforma Madia. Nelle prossime settimane vedremo insieme quale direzione sta prendendo questo cambiamento veramente epocale della pubblica amministrazione. Svegliati, avvocatura.
cambiamento davvero epocale che ci impone sostanzialmente di mandare anche due pillole che sembrano sovrapposte. In realtà Elia ha dato anche altre indicazioni che avete sentito e comunque il CAD, quando sarà pubblicato, è evidente che dovrà essere attenzionato da noi tutti perché costituirà definitivamente questo nuovo progetto normativo di cui tanto sappiamo, ma soltanto a livello di anticipazioni, costituirà l'ossatura della futura pubblica amministrazione nelle sue vicende funzionali. Ma insomma, bisogna riportare il tutto nell'alveo comunque della riforma Madia e quindi, come giustamente evidenziava Elia, andare a seguirla passo passo nella sua applicazione pratica. Non abbiamo finito qua, Clara. Assolutamente no, perché infatti è con noi oggi, con la sua rubrica, il collega Carlo Maria Palmieri, che lo ricordiamo presidente della Camera Civile di Aversa. Oggi ci parla di investimenti, banche, informazione finanziaria, ma con un inedito e molto interessante riferimento letterario. Lo sentirete, io non posso che esserne felice per ovvi motivi, e Però infatti questa soluzione ci piace aspettiamo anche la molto. tua, ricordati di pillola, che Te la invece ad prometto. oggi, a mercoledì, ancora non abbiamo ascoltato. È un rimprovero? È un Ebbene sì, lo rimprovero, so che è un è rimprovero, un ma pubblico rimprovero. rimedierò, te l'ho promesso e lo riprometto ancora davanti a tutti. Bene, allora sentiamo l'introduzione della pillola di Carlo Maria Palmiero del comitato di redazione e poi la pillola stessa. C'è un giudice a Berlino. Alcuni dicono che la domanda «C'è un giudice a Berlino» risalga a Bertolt Brecht, riferita alla storia, vera o inventata, di un mugnaio della città di Potsdam, il quale nel 1700, per contrastare un sopruso di un nobile, dopo essersi rivolto senza esito a tutti i giudici germanici per aver riconosciuto il suo diritto, volle arrivare addirittura a Federico il Grande di Prussia. Si recò quindi nella capitale, a Berlino, dove l'umile matestardo mugnaio ebbe giustizia. Buongiorno. Con la rubrica che parte oggi, che d'accordo col comitato di redazione abbiamo intitolato «C'è un giudice a Berlino», cercherò di segnalare ai colleghi le sentenze più recenti, via via, pronunciate dalla Cassazione civile. Stamattina segnalo due sentenze, entrambe depositate il 9 agosto 2016, le numero 16.828 e 16.820, con le quali la prima sezione civile della Cassazione si è occupata in materia bancaria e più in particolare di definire quello che è l'obbligo di correttezza e di esplicitazione che la banca deve avere nei confronti del cliente circa il grado di rischio al quale il cliente medesimo è esposto nel momento in cui sottoscrive un'operazione di investimento. Più in particolare, la Corte ha precisato che non basta far sottoscrivere al cliente su un modulo predisposto dalla banca una generica dichiarazione di consapevolezza a seguito delle informazioni ricevute circa la rischiosità dell'investimento consigliato e sollecitato dalla banca, nonché della non adeguatezza dello stesso rispetto al proprio profilo di investitore. In particolare, questa dichiarazione può al massimo comprovare l'assolvimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario, ma sarà utile ai fini di correttezza della condotta a condizione che sia corredata da un'indicazione, sia pure sintetica, delle caratteristiche del titolo, tali da rendere sconsigliabile l'acquisto in relazione al profilo del cliente e alla sua propensione a rischio. Infatti, si legge nella motivazione che la segnalazione che l'operatore finanziario è tenuto ad effettuare nei confronti dell'investitore deve contenere specifiche indicazioni concernenti la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto, la precisa individuazione del soggetto emittente, il rating nel periodo di esecuzione dell'operazione e il connesso rapporto rendimento-rischio, le eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo, le cosiddette situazioni di grey market,
e l'avvertimento circa il pericolo di un imminente default dell'emittente. In ogni caso, nelle stesse sentenze, anzi in una delle due, la Cassazione ha ulteriormente puntualizzato che laddove la banca si renda conto che l'investimento risulta in ogni caso inadeguato per il cliente, in quanto operatore professionale è tenuta a rifiutare la propria prestazione, allorquando ritiene che l'operazione perseguita sia incompatibile con il relativo profilo. Svegliati, avvocatura. E grazie anche a Carlo Maria Palmiero, presidente della Camera Civile di Aversa, per questo interessante contributo che ci accompagnerà per certamente per tutto il mese. Problemi con i contratti bancari ne sentiamo professionalmente tutti i giorni e quindi è bene attirare la nostra attenzione su questi argomenti. E così possiamo dichiarare chiuso anche la terza parte di Svegliati Avvocatura con le nostre pillole, cara Clara. Ebbene, sì, i nostri redattori di pillole quest'oggi sono stati particolarmente bravi e interessanti, quindi confermiamo questo nuovo format che abbiamo avviato in questa edizione su tre parti, tre blocchi. Io in conclusione, prima di salutare tutti gli spettatori, volevo, oltre a ricordarvi l'appuntamento sempre con Svegliati Avvocatura domani alle 7:15. Brava, sempre precise, e sveglieremo qualche altro collega. Tuo, sì, in questo, lo so, non siete coraggiosi, ma io addirittura chiederò quale codice vogliono tirarmi alle 7:16 di mattina. Sono pronto alla sfida. Su questo lo avvieremo con tutti i crismi. Comunque, in realtà, prima di questo importantissimo appuntamento accade qualcos'altro sulle nostre frequenze web. Brava. Ovvero alle 2:30, 14:30 di oggi pomeriggio andrà in onda l'ex talk show che torna dalla precedente edizione anche in questa torna con in Alessandro diretta. Palombo. E torna in diretta torna con in Alessandro diretta. Palombo, assolutamente. Quindi grandi novità in diretta anche con lui. E a chi ti segue, chi è un altro ascoltatore affezionato e gli piace sentire non solo le notizie che diamo durante Svegliati Avvocatura, ma anche altre notizie, aggiornamenti di qualsiasi genere e materia, mi raccomando, ci cerchi su Facebook, si iscriva alla nostra pagina Facebook e si tenga aggiornato su tutte le novità. Siamo anche su Twitter, quindi cercateci e cliccate follow. Da stanotte, quindi giustifichiamo perché io e Lia non abbiamo dormito, abbiamo avviato anche un canale Instagram, quindi se volete avere qualche immagine di quello che succede nel backstage, vi pubblicherò il fosacenere di Andrea Pontecorvo. Ecco, allora ti sei rovinata. Un'immagine importante. Sappilo che ti sei rovinata, colgo la palla al balzo e ti dico ti sei rovinata perché per utilizzare Instagram, che notoriamente è un social network più dedicato alle immagini, esatto. No? Ecco, ti trovo preparato, brava, dovrai però essere presente qui negli studi di YouSlow Web Radio. Quindi, ma io faccio le mie incursioni, tranquillo, brava. Prenderò adeguata quindi sappilo, informativa fotografica. Vediamo perché l'alba. Il mondo deve sapere quello che succede. Qualcuno si sta chiedendo cos'è quel click che continuamente sentiamo tra una pillola, un'intervista esatto. E l'altro. Io vi dimostrerò che cosa sta succedendo. Non puoi dirlo, lasciamola sospesa. Vedrai. Vabbè, tu intanto cercaci su Instagram e clicca. Segui e poi vediamo. Lo vado a fare pure io immediatamente. Bravo. E invece, per quanto riguarda ovviamente l'email, consentimi di ricordarla ancora una volta: webradio@uslo.it. Che davvero consente anche ai colleghi che stanno preparando degli eventi locali, territoriali, di renderli nazionali, perché ove vogliate, ove riteniate, possiamo o registrare o addirittura trasmettere in diretta il vostro convegno, la vostra tavola rotonda, perché ricordatevi che molte delle cose che si svolgono in alcuni posti difficilmente
facilmente raggiungibili dagli altri colleghi nella nostra bella Italia, ebbene invece costituiscono materiale prezioso di studio e di informazione per noi colleghi. Sono le 8 e 18 del 31 agosto, sempre in rigorosa diretta, allora a questo punto non possiamo che salutare. Clara. Sappiamo tutti in udienza, è l'orario. Ma quale udienza? No, c'hai l'udienza oggi, 31 agosto, non ci credo. Sì, te lo giuro. Mamma però mia. Per fortuna è allora, camerale, quindi non devo presenziare personalmente. Allora ci vediamo in però tribunale, ti offro un caffè. Perché sono una persona ansiosa e quindi ci vado. Mamma mia, mamma mia, non ti voglio avere come controparte. E non mi avrai, speriamo. Allora, un abbraccio Clara, ci risentiamo certamente domani e ci vediamo dopo in tribunale. E invece a tutti i colleghi, davvero da Andrea Pontecorvo quest'oggi, scusateci per qualche piccolo problema, per qualche imperfezione tecnica, stiamo rodando, ma domani saremo ancora presenti alle 7:15, sempre con tanta informazione, sempre con tanta formazione, da colleghi a colleghi. Da Andrea Pontecorvo un abbraccio e a domani. YouSlow Web Radio 331 3097 852, www.webradioyouslaw.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android tutti i giorni.